Parliamo ora di un'opera molto particolare, dell'Epistolario di Cicerone, scoperto da Petrarca e dall'umanista Coluccio Salutati. L'Epistolario ci permette infatti non solo di entrare in contatto molto da vicino con le vicende politiche del tempo e con le vicende legate alla stessa vita di Cicerone, ma anche di conoscere molto da vicino le sue idee e le sue visioni. L'Epistolario infatti non era pensato per la pubblicazione e quindi ci permette di entrare in contatto con il Cicerone più genuino. Abbiamo a che fare con un Cicerone ora spiritoso, ora angosciato, ora riflessivo e si va da biglietti di breve estensione a riflessioni di ampio respiro sulle vicende politiche del tempo, per esempio. L'Epistolario di Cicerone si compone di 16 libri di lettere indirizzate ad amici e parenti, 16 libri di lettere indirizzate ad Attico, il suo migliore amico, 3 al fratello e 2 a Bruto, per un totale di circa 900 lettere. L'Epistolario di Cicerone è un documento importantissimo non solo da un punto di vista storico e sociale, ma anche da un punto di vista linguistico. Proprio perché si tratta di documenti di natura personale, Cicerone ha uno stile molto meno sorvegliato e quindi possiamo dire di essere assolutamente in contatto con quello che doveva essere lo stile e il modo di parlare delle classi colte di tutti i giorni.